Benvenuti dunque a questa nuova edizione di Contatto. Come promesso, voglio illustrare velocemente un pochino l'antipasto che ha dato appetito poi a questa sfiducia arrivata nell'approvazione del documento di bilancio di cui abbiamo parlato ieri. Ebbene, bisogna dare un'occhiata velocemente ai giornali per capire un po' quali sono gli argomenti attorno ai quali ruota questo disequilibrio, questo squilibrio che ormai è, come dire, decisivo per la vita di questo esecutivo. Repubblica, caso Escort, ispezioni sui PM, come sapete il ministro Nitto Santapalma, o se preferite il ministro Nitto Palma, vuole mandare gli ispettori alle procure di Napoli e anche di Bari per verificare le procedure che hanno riguardato le indagini, le metodologie di indagine che peraltro riguardano anche il PM Woodcock, molto inviso al centrodestra, ritenuto e sempre sputtanato sui giornali come un incapace. Dunque vogliono far vedere che questi qua sono degli incapaci, che quindi sono solo capaci di guardare nel letto di Berlusconi, senza capire che dietro le escort ci sono invece filoni di inchiesta molto più gravi che riguardano collusione, corruzione e anche appalti, soldi e rapporti tra persone delle istituzioni e singoli cittadini che non dovrebbero avere, proprio perché vanno a inficiare ovviamente delicati equilibri democratici che prevedono intanto meritocrazia, prevedono bandi pubblici, prevedono insomma che il politico non abbia un ruolo di paraculatore o di corruttore o di corrotto, insomma del tal cittadino che gli si fila e che magari gli porta qualche baldracca. Ebbene, tutto questo, le baldracche, le escort, messe davanti come vero problema, no? Quando invece dietro le escort c'è ben altro. E dunque Nitto Palma fa il suo sporco lavoro, manda questi ispettori per fare in modo che i TG ne parlino, per dipingere quindi una magistratura politicizzata, incapace, no? Screditata, anche se effettivamente la Procura di Roma e quella di Bari lavorano sugli stessi fascicoli per capire se da un lato Berlusconi è imputabile di aver corrotto la Vitola o comunque di aver corrotto anche Tarantini per indurlo a non parlare, un po' come ha fatto con David Mills, o se invece dall'altro Berlusconi è soltanto estorto e quindi ha dovuto pagare per non dichiarare, ma in questo caso è altrettanto grave perché voi sapete che se un cittadino si sente ricattato ha il dovere morale e civico di denunciare i suoi aguzzini e lasciare poi la magistratura accertare eventuali reati. Dunque capite che siccome il rischio di un'imputazione di Berlusconi per aver pagato questi personaggi per indurli a mentire è molto alta questa probabilità, e allora si vuole intimidire intanto il lavoro dei magistrati da un lato e dall'altro anche sputtanarli per farli credere dei cretini, dei rincoglioniti che non sanno quello che fanno. Dunque, i giornali hanno dato molto spazio a questo argomento. Ho già detto di Repubblica, caso Escort, ispezioni sui PM. E poi anche lo stesso Corriere ha aperto con gli ispettori nelle procure, lettera di Papa dal carcere, mi liberano se parlo del Premier. Ecco qua un'altra azione sporca, secondo me, di questo ex deputato, del quale la maggioranza ha dato l'autorizzazione a procedere, grazie anche al contributo della Lega Nord, che tanto al chilo vota chi preferisce. Dunque Papa contando poco nel PDL, non è Verdini, non è Scajola, piuttosto che Cosentino, e allora lo hanno lasciato arrestare, questo è chiuso in carcere e farà parte di quello che viene ricattato dagli aguzzini, dai magistrati che gli dicono: se ci dici qualcosa di Berlusconi, qualunque cosa ti lasciamo andare. Ecco, questo è il messaggio sbagliato che va in prima pagina sul Corriere, lettera di Papa, qui dal carcere, mi liberano se parlo del Premier. Pensate un po' cosa arriva sui giornali. Accertamenti del governo su Bari e Napoli, Woodcock, intercettazioni, per fortuna c'è il Quirinale, e questa uscita di Papa serve anche a giustificare, no, l'azione di Nitto Santapalma che manda questi ispettori della serie. Ah sì, ti ricattano, bene, io mando subito gli ispettori a vedere cosa stanno facendo quelli lì, quando invece sappiamo bene che sono in corso ben altri processi che vedono il capo del governo indagato per essere stato il mandante di stragi degli anni 90, e ci sono dichiarazioni di pentiti che collimano con altri pentiti. Eccolo qua, un altro degli scenari inquietanti di questi giorni, che fanno rendere conto di quanto questo esecutivo, no? Appoggiato anche dalla mafia, visto che la condanna di Dell'Utri in appello ce lo dimostra, sia barcollante. Quindi, i giornali, dicevo, con questo argomento degli ispettori, nessun richiamo
A parte, a metà pagina, Berlusconi apre a Scajola e i ribelli ora frenano il ministro indagato, l'ex ministro indagato. E questo in sintesi, la pagina politica, e poi questo monito, quest'altra minaccia di Nitto Santapalma sul Libero, che appunto rilascia un'intervista. Farò pagare i giudici. Nitto Palma annuncia in un'intervista al Libero multe salatissime alle toghe che sbagliano e intanto invia gli ispettori dei PM che indagano su Berlusconi e le escort a Napoli e a Bari. Vedete come anche qui le escort vengono molto messe in vista. A metà pagina la sciabolletta di Scajola è spuntata. Sciabolletta non è un termine casuale, voi sapete che sciabolletta è il soprannome dell'ex ministro dello sviluppo economico proprio, che ha il figlio peraltro in consiglio regionale in Liguria, e poi un editoriale di De Belpietro, caro ministro, inteso al guardasigilli, si guardi alle spalle. Dunque anche De Belpietro dipinge questo ambiente di ricatti, no? Quindi stai attento perché stai lavorando molto bene, però ci sono dei tipi che ti potrebbero anche creare qualche problema. Il giornale, Woodcock mi libera se incastro Berlusconi. Dunque, quello che in prima pagina al Corriere era semplicemente un più sobrio lettera di Papa, mi liberano se parlo, qui viene ovviamente usato con questi caratteracci molto aggressivi, no? Come se fosse una minaccia. Eccolo qui un altro titolo che secondo me dipinge un po' il falso. Dal carcere l'onorevole rende noto un presunto ricatto del PM. Lo dicono proprio senza problemi, tanto se poi perdono le querele gliele paga Berlusconi. Partono le ispezioni alle procure di Napoli e Bari. E poi Scajola ora si ferma qui di spalla e il PDL respira. Resta il caso Tremonti. Tremonti che come saprete non ha votato il documento di bilancio, quindi Tremonti fa parte di quella parte di frondisti ormai contro Berlusconi assieme a Scilipoti che abbiamo già visto ieri, e dunque questo è il clima che si respirava due giorni fa. La Padania finge di non accorgersi del disastro interno alla Lega e va avanti con le sue balle. Riforme sì, condono no, riferito al condono edilizio, cioè il sanare le baracche, che però sì, può essere un punto di vista, ma non si capisce che merito abbia tutta questa visibilità in prima pagina, come se quello fosse il problema. Tutto questo per dire che mentre i frondisti si muovono da un lato, Tremonti abbandona Berlusconi, Scajola che vuole fare il democristiano e crede di valere chissà quanti voti senza avere il polso della situazione italiana, Pisanu che gli si accoda, Formigoni che dal lato suo scarica Berlusconi che vuole fare il premier e vuole portare comunione e liberazione al potere in Italia, e che ha purtroppo secondo me qualche probabilità pericolosa. Dunque in questo scenario frammentato ci sono anche personaggi dell'ambiente mafioso che cominciano a parlare e a ritrattare, o meglio, o a far collimare le loro dichiarazioni. Uno di questi è proprio Giovanni Brusca, come lo vedete, che sapete che è stato colui che ha fatto saltare il detonatore a Capaci, che ha ucciso il giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta, è stato anche il boia di un ragazzino di 13 anni segregato per 800 giorni, il figlio del pentito Santo Di Matteo, quindi un criminale assoluto condannato all'ergastolo, che dunque va in aula e rivela cose che ha già rivelato Spatuzza, quindi fa dei passi avanti, evidentemente perché non capisce che Berlusconi alla fine. Quindi Berlusconi è stato già nominato da questi personaggi assieme a Dell'Utri, che ha già una condanna in appello per concorso esterno in associazione mafiosa. Queste deposizioni, queste dichiarazioni di Brusca avvengono nel processo che vede imputato anche Mario Mori in questa immagine, che all'epoca era un carabiniere che appunto viene processato per aver, come dire, garantito la latitanza di Bernardo Provenzano, che manco a farlo apposta lo hanno spedito a Nizza, che è capoluogo della Provenza, pensate un po' che affinità, e tutto questo collegato al famoso Provenzano, di cui vediamo un'immagine che a quanto pare Riina voleva far fuori. Quindi questi capi mafia, no, in qualche modo, rievocano quei tempi con i fratelli Graviano, Filippo e Giuseppe, che sono stati arrestati, voi sapete, anni fa, che sono chiusi in galera e che sono un po' i padrini di quello Spatuzza che ha reso dichiarazioni su
dell'Utri, su Berlusconi, insomma, ha fatto un po' il quadro. Certo, sono processi che si devono affidare alle dichiarazioni dei pentiti, però è anche vero che se questi pentiti non hanno non hanno contatti interni tra loro e fanno dichiarazioni che collimano, e poi magari ci sono anche delle intercettazioni o delle prove vicine, è molto facile che si arrivi a una verità, no? E quindi si possa dare un filone sui mandanti di queste stragi. Parlo di Milano, Georgofili a Firenze, le basiliche a Roma e chissà anche la strage di Falcone e Borsellino in Sicilia. Borsellino che appare in tanti video su internet, ma ce n'è uno in particolare che è storico secondo me, perché vede l'ultimo intervento pubblico di questo magistrato, Paolo Borsellino, che poi morirà in via D'Amelio, si sospetta anche il coinvolgimento dei servizi segreti purtroppo, morirà dopo 2 settimane da questo intervento, in cui fa un gravissimo attacco al Consiglio Superiore della Magistratura, che non ha riconosciuto in Falcone come uomo di riferimento per fare il procuratore antimafia a Palermo. Perché oggi che tutti ci rendiamo conto qual è stata la statura di quest'uomo, ripercorrendo queste vicende della sua vita professionale, ci accorgiamo come in effetti il Paese, lo Stato, la magistratura, che forse ha più colpe di ogni altro. Nel gennaio del 1988, quando Falcone, solo per continuare il suo lavoro, propose la sua aspirazione a succedere ad Antonino Caponnetto, il Consiglio Superiore della Magistratura, con motivazioni risibili, gli preferì il consigliere Antonino Meli. Falcone concorse, qualche Giuda si impegnò subito a prenderlo in giro. Ecco, avete visto uno straccio di questo intervento, l'ultimo che il giudice Paolo Borsellino fece in pubblico prima di morire in via D'Amelio, e oggi abbiamo appunto dichiarazioni di Giovanni Brusca che arrivano in questo processo e che vanno quindi ad avvalorare tesi già sostenute da Spatuzza, che non ho sotto mano, e siccome voglio essere preciso, siccome sono scese dalla pagina, mi riservo di riproporvele papale papale per non inventarmi nulla. E nemmeno per fidarvi troppo della memoria. L'unica cosa che mi concede la memoria in questo momento, così guardando Giovanni Brusca, mi viene da pensare che Brusca ha abitato in un palazzo abusivo in Piazza Leoni a Palermo, palazzo da cui è partita anche l'auto imbottita di esplosivo 90 kg, che sono quelli che sono poi serviti ad uccidere Borsellino. Palazzo abusivo abitato da mafiosi, il costruttore Losicco era stato difeso, che oggi è in galera per mafia, era difeso all'epoca dallo studio Schifani, quindi un avvocato civilista che oggi è la seconda carica dello Stato, questo non va dimenticato, che certamente ha avuto tutto il diritto deontologico di difendere un boss mafioso. I boss mafiosi hanno diritto a essere difesi, ci mancherebbe, ma il fatto che il boss mafioso venga difeso dall'attuale seconda carica dello Stato, che è la stessa che non ho mai sentito fare una dichiarazione a favore di questi magistrati uccisi, Falcone e Borsellino, che rappresentano il simbolo, no? E dove si parla di trattativa dello Stato, cioè da un lato abbiamo Scajola che fa la trattativa per il PDL e qui Brusca che parla invece di trattativa Stato-mafia, dunque va ad avvalorare ipotesi già scandagliate che coinvolgono l'allora ministro Mancino, pezzi delle istituzioni come anche Claudio Martelli. Mancino è quello che vediamo in questa immagine con questa bellissima espressione da uomo molto trasparente. Poi abbiamo appunto questo Martelli che fu ministro della giustizia in quegli anni anche con il governo Andreotti, qui lo vediamo invece a fianco di Bettino Craxi. Dunque tutta gente che ha un trascorso politico, anche qualche condanna per Tangentopoli, insomma tutto questo quadro
per dire che in pratica la continuità della P2 ha garantito a Berlusconi questo ventennio col controllo dei media e delle TV, il controllo delle opinioni, con questi mafiosi che hanno avuto in cambio forse qualche favore nella depenalizzazione del 41 bis, sappiamo come è andata col 41 bis ultimamente, sappiamo anche che Brusca è stato in grado in questi anni di controllare i suoi averi, perché è indagato tra l'altro per frode, perché pare che la moglie gli abbia, abbia contribuito insomma a proteggergli i soldi nascosti all'estero, quindi su ordine di Brusca, quindi no, anche qui sarebbe da capire il livello di sicurezza delle carceri come sono. Fatto sta, insomma, per farla breve, che comunque anche questi boss mafiosi scaricano Berlusconi, cominciano a parlare di più, cominciano a dire di più, e chissà che il percorso processuale possa portare finalmente alla scoperta di questi mandanti delle stragi che hanno determinato il cambio dalla prima alla seconda Repubblica, seconda Repubblica di cui stiamo vivendo ormai il tramonto, l'agonia, la morte, con Berlusconi morte politica, per carità, e che non si... che non ci lascia un po' nel vuoto e non si capisce poi che tipo di futuro ci sarà, politico, Formigoni permettendo. Per oggi è tutto, grazie, ci rivediamo molto presto.